Buonasera a tutti ragazzi, faccio questo video per una specifica, per chiarire una cosa, come si svolgono le nostre indagini, che qualcuno me l'ha chiesto. Allora, come si svolgono? Noi partiamo tutti insieme di solito, dopo cena, cerchiamo di incominciare l'indagine verso le 10, che è un'ora abbastanza giusta, per cercare di scoprire se c'è qualche presenza nell'ambiente. Portiamo con noi di solito una o due telecamere full spectrum, telecamere infrarosse e ultraviolette che registrano tutta la banda visiva, e poi portiamo delle lampade a fascio largo bianche, poi anche degli strumenti di rilevazione tipo il K2 che rileva anomalie elettromagnetiche. Poi portiamo gli M3 che sono dei K2 modificati, molto più sensibili. Se si avvicina una presenza, salgono delle lucine, dei LED, e noi ci si accorge di essere di fronte a una presenza, un'energia. Poi ci sono altri due strumenti che quando c'è bisogno, siamo in un ambiente abbastanza particolare, li porto dietro, che sono stati costruiti qui da noi in GRP. Si tratta di un Ghost Radar, è uno strumento fatto con Arduino, con un software scritto da me, che praticamente intercetta qualsiasi forma di energia, sia che sia fisicamente esistente, oppure che sia volatile, o che sia una nuvoletta di energia che si sposta nella stanza, questo radar, se qualcosa gli passa davanti, suona. Qualsiasi cosa, percepisce tutto quello che è di energia davanti a lui, sia solida che astratta, ok? Poi portiamo anche un altro strumento, che anche quello è stato fatto con base computer Arduino, una scheda programmabile da 1000 funzioni, il software anche lì l'ho fatto io. Si tratta di uno scanner termico. Scanner termico ha dentro un beep, un LED e praticamente un sensore di temperatura e di umidità. Se cala di colpo la temperatura in quel punto dove si trova, anche di pochissimo, lui suona un allarme e lampeggia con un LED. Quindi ci si accorge che in quel punto dove ho lasciato quello scanner termico ci si è avvicinata una presenza, perché come saprete, come tutti hanno sempre detto, le presenze, quelle che poi si chiamano anche in gergo i fantasmi, sono ghiacci freddi, si sentono delle ventate fredde quando passano vicino. Bene, poi che succede? Si entra nell'ambiente con questi strumenti, si chiede permesso, si dà la buonasera, gli si dice sempre siamo venuti in pace a trovarvi, a farvi compagnia e a parlare un po' con voi. Di solito tranquillizzandoli così le presenze si avvicinano. Poi incominciamo a convincerli ad avvicinarsi agli strumenti, venite pure verso di noi, fate salire le lucine per mostrarci la vostra presenza. Quando qualcuno di queste presenze va vicino a uno di noi che ha in mano un K2, quindi il rilevatore di anomalie elettromagnetiche, salgono tutte le lucine e a quel punto ci si avvicina, si sta abbastanza tranquilli, abbastanza calmi e cominciamo a fargli le domande. E le risposte si ottengono spiegando alla presenza che se è un sì, deve far salire tutte le lucine. Se invece deve rispondere un no, si allontana dallo strumento e non sale nessuna lucina. E lì si fa la prima domanda: se è un maschio? Se salgono tutte le lucine, sicuramente è un maschio, ha detto di sì. Se non fa salire le lucine, si prova con l'altra domanda: se è una femmina? E anche lì, se fa salire le lucine, è una femmina. Poi si comincia a domandargli, a scoprire l'età: se è qui da 50 anni, niente, se è qui da 60, salgono le lucine. Vuol dire che è lì da 60. Poi si cerca di capire se è una suora, se è un prete, se è una persona normale, se è uno importante, se fa parte della chiesa, se è un contadino, se è un lavoratore. Insomma, con tutte le domande che noi gli facciamo, ci si crea un quadro della persona che abbiamo davanti, della presenza, del fantasma, chiamiamolo pure così. Dopodiché si comincia con le domande un po' più complicate. Praticamente sei rimasto qui perché hai da risolvere un problema, poi gli si prova a dire vari problemi, quando c'è quello giusto salgono le lucine,
alla fine, quando ci si è fatta una bella chiacchierata, quando gli abbiamo fatto un po' di compagnia e lui è tranquillo e la presenza magari gli è piaciuta con la visita, gli si fa la famosa domanda: vuoi essere aiutato a passare oltre? Andare nel mondo dell'aldilà? Sei rimasto incastrato qui per qualche motivo? Vuoi passare oltre o vuoi rimanere qui? Gli si fanno le due domande. Poi gli si chiede: hai bisogno di essere aiutato? Se alla fine non ha bisogno, lui rimane lì, noi lo salutiamo, si va via e siamo contenti tutti dell'incontro che abbiamo fatto. Se invece lui ci dice di sì, che avrebbe bisogno e voglia di passare oltre, perché non sta più bene in quell'ambiente, ma quello che doveva fare lui è terminato, il suo scopo è finito, quindi per passare oltre ha bisogno di qualcuno che gli insegna come si fa. A quel punto interviene Massimo Ferro, il nostro Massimo, che è abbastanza esperto in questa fase, e gli dà una mano a passare oltre, quindi a lasciare questa dimensione astrale dove si trova ora, passare oltre e andare nell'eterno riposo, praticamente dove poi non si fa più ritorno. Perché se è rimasto qui nella dimensione astrale, quella dei fantasmi e delle presenze e delle energie, vuol dire che aveva qualcosa da risolvere, da capire, oppure da scoprire qualcosa prima di andarsene del tutto. Lì si finisce, salutiamo sempre se ci sono altre presenze, si va via, si porta a casa tutto il materiale, facciamo il montaggio video, tagliamo i pezzi che non servono, che proprio sono inutili, oppure che qualcuno ha starnutito, o è scappata una bestemmia a qualcuno, che a volte succede, tagliamo tutto, si fa un bel video e ve lo facciamo vedere di solito il giorno dopo. Questo è il lavoro che si fa noi del GRP in sinergia, tutti insieme. La parte montaggio, software e hardware la faccio io, perché sono diciamo l'esperto di computer, della grafica e dei montaggi video, e poi vi facciamo vedere il risultato finale. Bene, vi ho spiegato presso a poco come vengono fatte le nostre indagini, in parole povere. Vi auguro la buonanotte anche da parte di tutto lo staff che, se non è qui con me, è considerato sempre presente, perché io ne faccio le veci e vi saluto anche da parte dello staff intero del GRP. Buonanotte a tutti, da Stefano. Ciao ciao a tutti.